Ciao a tutti e benvenuti a questa presentazione della programmazione di Rodi per l'estate 2023. La destinazione di Rodi è sicuramente una destinazione molto completa, sia dal punto di vista del prodotto, offrendo varie tipologie di soluzioni per le vostre vacanze, dai bed and breakfast a Rodi Città, ai grandi tutti incluso sulla spiaggia, fino ad arrivare alle vacanze sicuramente più rilassanti nelle belle spiagge del sud e attorno. Diciamo gravitante a quella che è una meta assolutamente imperdibile di una vacanza Rodi, ovvero l'Indos. Quindi diciamo che sia dal punto di vista degli hotel, ma anche poi dal punto di vista dei collegamenti aerei, troverete sicuramente una programmazione molto interessante. Come potete vedere, tutto quello che è il volato di linea è assolutamente caricato e prenotabile, impacchettabile tramite nostro B2B, quindi con partenze praticamente pluri settimanali dai principali aeroporti d'Italia da nord a sud. Entrando un pochino più nel dettaglio, sicuramente troverete all'interno del nostro catalogo e quindi della nostra programmazione per la prossima estate il ritorno di alcuni nomi molto importanti, quelli che sono stati bestseller del 2022 e comunque prodotti assolutamente noti e quindi più che collaudati sul mercato italiano. Parlo dell'Hotel Imberia, del Pegasus, delle Vita Bay, ma poi li andremo comunque a ricordare assieme. Perlomeno i principali protagonisti. Avremo delle novità di prodotto, soprattutto nella zona del sud, soprattutto proposte tutto incluso, hotel 4 e 5 stelle davvero considerevoli. Penso all'Absolute Chiotari, ma penso soprattutto al Rhodos Village che avrete come proposta deluxe della nostra linea deluxe, quindi tra veramente da consigliare anche alla clientela più esigente, fino ad arrivare poi invece alle soluzioni bed and breakfast in città, anche queste di ottima qualità e sempre contraddistinte da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Entriamo però più nel dettaglio. Come vi dicevo, il ritorno di nomi importanti sia per quanto riguarda le performance di Baobab nell'estate, ma più in generale del mercato italiano. Parlo del Rhodos Palace, un hotel storico, tra i primissimi a essere costruito, un 5 stelle dallo stile classico, forse un po' vintage, diciamo non il 5 stelle più moderno in assoluto, ma comunque molto sfarzoso, con ampie aree e un centro congressi impressionante. Qui vengono tutti i più grandi incentivi, i più grandi congressi si svolgono in questo hotel e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Altro bestseller, ci spostiamo questa volta a Faliraki, il Levita Bay. Levita Bay, un 4 stelle internazionale, primissima linea sulla bella spiaggia di Faliraki, un prezzo davvero ottimo, con un servizio tutto incluso e tanti servizi, quindi comunque rimane assolutamente una soluzione, da tenere in assoluta considerazione. Ma diciamo che a Faliraki, se stiamo cercando qualcosa di davvero più confortevole, ed elegante, allora mi dirigerei verso il Pegasus, anche questo un nome noto, sul nostro mercato, anche lui come Levita Bay in primissima linea sulla bella spiaggia di Faliraki, tra l'altro dove ha, ombrelloni e lettini a disposizione gratuitamente, per i suoi ospiti, anche a questo punto da tenere in considerazione. Rimane un 4 stelle molto molto elegante, con ottimi servizi, con standard alberghieri decisamente medio alti, quindi per chi vuole qualcosina di più il Pegasus.
Ma spostiamoci verso le novità, spostiamoci verso il sud e approdiamo a Chiotari. Qui a Chiotari abbiamo voluto fare focus su questa struttura, l'Absolute Chiotari, che è un 4 stelle appena costruito, lo stanno terminando in realtà mentre io sto parlando, sto registrando questo video. È un 4 stelle davvero quindi nuovo di zecca, un 4 stelle elegante, moderno, dallo stile minimalista, con camere veramente sfarzose. Arriviamo ad avere anche suite con piscina privata, per intenderci. E siamo a due passi dalla bella spiaggia di Chiotari, che pensate. Una spiaggia quasi interminabile di 12 km. Anche l'Indos, che come vi ho detto all'inizio è un po' il punto di riferimento di quest'area del sud, è a soli 19 km. Quindi veramente un hotel molto molto interessante, una novità che farà parlare di sé. Chiudiamo con le novità e approdiamo invece a Rodi Città. A Rodi Città abbiamo scelto l'Atlantis Boutique, che è un hotel, come dice il nome stesso, un boutique hotel, quindi dalle piccole dimensioni, centralissimo, modernissimo, appena ristrutturato, in stile appunto moderno, molto elegante, curato nei minimi dettagli, posizione appunto centralissima e anche in questo caso un rapporto qualità-prezzo davvero eccellente. Quindi veramente una programmazione poi che andrete a vedere poi completa, molto molto interessante anche qui a Rodi. Ci vediamo quindi alla prossima pillola e buone vendite e buona giornata.